Avvocato penalista eletto alle ultime elezioni regionali nella circoscrizione Sud nella lista Fratelli d'Italia con 5.887 preferenze, di cui oggi è capogruppo. Un'escalation politica con diversi cambi di casacca, questa è la storia del giovane avvocato reggino Giuseppe Neri, eletto consigliere provinciale nella PD alle elezioni del 2006, tanto da diventare assessore della giunta di sinistra presieduta dall'avvocato Giuseppe Morabito. Rieletto sempre nel PD nelle successive provinciali del 2011, di cui è stato assessore all'ambiente. Nel 2014 si è candidato alle elezioni regionali a sostegno di Mario Oliverio ed è stato il più votato nella lista Democratici e Progressisti, una costola del PD, con 5.027 voti. Diventato così per la prima volta consigliere regionale a 42 anni, sempre con la sinistra, sempre con il PD. Cambia il vento a destra e Giuseppe Neri cambia la sua casacca politica. Nel 2020, con la candidata presidente Iole Santelli, fa il grande salto passando dal PD a Fratelli d'Italia. Si candida nella lista Giorgia Meloni Fratelli d'Italia e viene eletto nella circoscrizione Sud con 7.378 preferenze. Quando poi la regione torna a votare dopo la morte prematura di Iole Santelli, inizia l'era Occhiuto e Neri prende 5.886 voti per la terza volta consecutiva. Quando la regione poi torna a votare dopo la morte prematura di Iole Santelli, iniziando l'era Occhiuto, Neri si ripresenta sempre in Fratelli d'Italia, eletto con 5.886 voti. Il presidente Occhiuto però preferisce non dargli alcun tipo di incarico. E il 28 marzo del 2020 la procura intercetta una telefonata tra Giuseppe Neri e Daniel Barillà, il referente politico dell'Andrangheta Reggina. In quell'occasione Neri spiega a Barillà di aver dovuto licenziare tutti i suoi collaboratori a seguito di una riunione con i vertici di Fratelli d'Italia che chiedevano chiarezza e trasparenza. Durante la telefonata Neri e Barillà si confrontano sulle prossime strategie da attuare per riacquistare credibilità politica, scrive la procura. Neri si lamenta infatti della gogna mediatica alla quale era stato da tempo costantemente sottoposto, arrivando ad affermare di aver ricevuto critiche dalla stampa addirittura maggiori rispetto a quelli di Mimmo Creazzo dopo il suo arresto. Ed in questo contesto che Daniel Barillà cerca di spingere Neri fuori da Fratelli d'Italia. Neri risponde seccamente: «Oh Daniel, così mi ammazzano definitivamente, no? Basta, ero del PD, poi me ne sono andata a Fratelli d'Italia, ora che faccio? Torno dove? Da Italia Viva?» Il nome di Neri circolava già nella precedente operazione Eifemos. Dalle carte dell'inchiesta, infatti, condotta sempre dalla procura della DDA di Reggio Calabria, emerge il tentativo di Neri di convincere Domenico Creazzo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, arrestato nell'ambito della stessa operazione, a non candidarsi. In quell'occasione Giuseppe Neri, in seguito alla divulgazione di notizie giornalistiche, esce con una nota stampa rimarcando come la cultura della legalità ha sempre ispirato le sue campagne elettorali prima e la sua attività politica e istituzionale dopo. In Neri si rafforza comunque il sospetto di essere intercettato, visto il contrasto tra la cosca Raniti e Alvaro a sostegno dei rispettivi candidati, Neri e Creazzo. Preoccupazioni esternate dallo stesso Neri in una conversazione telefonica con colui che diverrà assessore al turismo, Fausto Orso Marzo. A tutti può succedere qualcosa, Fausto, pure a me. Ti dico la verità, sai, in campagna elettorale hai parlato con Tizio che era un boss, però non sapevo che era un boss e non ho parlato di impegni. Elemento centrale è lo scontro tra Neri e Antonino Creazzo, fratello di Domenico Creazzo, dove nelle intercettazioni si legge come ognuno inviterà l'altro a rispettare i confini elettorali fissati anche dall'intervento delle rispettive cosche di supporto, gli Araniti per Neri e gli Alvaro per Creazzo, così dimostrando di essere pienamente consapevoli che la campagna elettorale dei due candidati era dominata dall'intervento delle citate consorterie mafiose. Oggi il nome di Giuseppe Neri ritorna in questa seconda inchiesta, sempre per le elezioni regionali del 2020 e 2021. Il GIP non accoglie la richiesta d'arresto avanzata però dai magistrati, evidenziando come gli elementi non consentono affatto di sostenere in termini chiari che la scelta di sostenere Neri sia stata assunta da Domenico Araniti. È, dice il GIP, un quadro indiziario contraddittorio che lascia anzi maggiore spazio all'ipotesi che sia stato Barillà a fare tale scelta per ragioni politiche personali. Giuseppe Neri resta comunque un indagato eccellente.